Siete dei guerrieri, sono le parole con cui Donald Trump ha salutato i suoi fan aprendo il suo primo comizio dopo l'emergenza coronavirus all'interno dell'arena Tuska di Oklahoma. Il tycoon è esordito. Grazie Oklahoma, abbiamo ripreso la nostra campagna. Abbiamo visto fake news in queste settimane, voi siete dei guerrieri. Di fronte a un pubblico inferiore alle attese, il presidente ha parlato anche di coronavirus, che negli Stati Uniti ha causato finora quasi 120.000 morti e ha contagiato 2,2 milioni di persone. Ho salvato centinaia di vite umane, ha detto, vantandosi delle misure prese per fronteggiare la pandemia e attribuendo al grande numero di test effettuati il record di casi e di morti. Il presidente degli Stati Uniti, riferendosi all'abbattimento dei monumenti dell'esploratore italiano in varie città americane, ha poi dichiarato: stanno prendendo di mira le statue di Cristoforo Colombo, io invece vi dico che amo l'Italia e dico grazie al popolo italiano, ne siamo molto orgogliosi. Trump ha poi attaccato i media definendoli fake news e disonesti per aver insinuato che potrebbero essere malato dopo averlo notato mentre scendeva in modo incerto una rampa di scale dell'Accademia del West Point e mentre beveva un bicchiere d'acqua con due mani. Su Biden, Trump ha poi proseguito: Joe Biden è un pupazzo della sinistra radicale. Se sarà eletto, la Casa Bianca, ha proseguito, riempirà la Corte Suprema di estremisti.